La collaborazione tra l'Università Campus Biomedico e la Fondazione Alberto Sordi è datata da tanti anni e adesso l'occasione dell'inizio della decade dedicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità all'invecchiamento in buona salute è lo stimolo per dar vita a un'ulteriore collaborazione sul piano della ricerca, sul piano dello studio, dell'approfondimento di tutte quelle iniziative che possono contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone anziane nel prossimo decennio. Noi della Fondazione Alberto Sordi siamo soddisfatti per questa occasione che ci è stata offerta. Si tratta di una collaborazione fra una fondazione privata, di una fondazione di famiglia e un ente universitario di primaria importanza, qual è per l'appunto l'Università Campus Biomedico di Roma, che insieme vogliono concorrere alla costruzione di un nuovo welfare. Quindi speriamo, confidiamo che questa sottoscrizione che oggi è avvenuta sia foriera di, appunto, di cose belle per i nostri anziani e per la società tutta. È un piacere avere la possibilità di rinnovare questo accordo quadro tra l'Università Campus Biomedico di Roma e la Fondazione Alberto Sordi su un'area tematica assolutamente strategica e prioritaria per entrambi gli enti. Una longevità in salute, una longevità sostenibile che sia con la persona al centro ma con tutte le soluzioni anche innovative abilitanti la cura della persona e quindi anche le tecnologie avanzate, a partire dalle tecnologie digitali per arrivare fino a tecnologie sensoristiche, robotiche, che possano permettere una massima cooperazione con la componente umana di aumentare la qualità della vita e sostenere l'inclusione sociale di tutte le fasce della popolazione.